So che la sua facciata, apparsa in televisione tante volte negli ultimi anni, è diventata familiare ad ogni italiano. So soprattutto che è una chiesa molto bella, la bellezza artale. E vorrei dirvi qualcosa proprio sulla bellezza, perché comunicata a me è anzitutto questione di bellezza. La bellezza non si spiega, si mostra, si fa vedere. Non si può convincere della bellezza, occorre testimoniarla. Solo di essere scopritori di bellezza, cercatori dei tesori della fede, non fermarvi alla superficie delle cose, ma di vedere oltre, apprezzando e abbracciando il patrimonio di santità e servizio che è la ricchezza della Chiesa. E anche di accrescerlo, perché la fede non può rimanere un ricordo del passato. Proviamo a fare un esercizio difficilissimo, che è quello di mantenere il silenzio. Chiedo di accogliervi, di salutare il vostro arcivescovo, ormai ci lega un'amicizia molto lunga, molto lunga. E vorrei introdurre prima della preghiera dell'Angelus, che è più popolare delle prime serie, vorrei confidarvi un pensiero. La pace nel mondo parte dalle famiglie, perché come l'albero parte dalla radice, così la società parte dalla famiglia, quella è la radice. E vogliamo veramente una grande benedizione per ciascuno di voi e per le vostre famiglie, che sono la prima scuola di vita per i figli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. È ora che Dio la spina. Riconosciamo umilmente i nostri peccati
e invochiamo la grazia della conversione per seguire il Signore sulla via della santità. Secondo Matteo. Padre celebra abitualmente l'Eucaristia su questo altare centrale che è costruito e edificato sopra la tomba dell'Apostolo Pietro. E noi sentiamo questa prossimità e questa vicinanza con la persona di Pietro, con la sua testimonianza e anche con il suo successore. Sappiamo che il Papa è il centro della comunità dell'Ascensione. E dunque anche la solenne inaugurazione della Chiesa, comunità che annuncia la salvezza che viene dal Vangelo. Nelle pagine dell'Evangelista che abbiamo ascoltato, la vediamo tratteggiata nei lineamenti essenziali e delle strutture portanti. Vi sono gli apostoli, cioè i testimoni, a rinnovare l'adesione di fede, dicendo con San Pietro: Signore,